Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno. Di questo sono davvero molto contento. Io sono Mr. Dad e questa è la Adeguan TV. Noi abbiamo fatto una sfida, quella di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno. È difficile sì, è impossibile no, perché sono convinto che ce la possiamo fare, perché abbiamo una bella community compatta. Signori miei, mancano 6 giorni al derby d'Italia, 6 giorni allo scontro Juve-Inter. Da oggi partiranno il solito circo mediatico con interviste a ex giocatori, ex presidenti, al famoso rigore dato a Ronaldo sul fallo di Giuliano, tutte cose a favore dell'Inter, però tutto quello che finora è successo contro la Juve non se ne parlerà. È fatto così perché il circo mediatico deve essere questo. Tutti dicono che la favorita numero uno alla vittoria è l'Inter, anche i bookmaker che danno 3-3, mi sembra 3-50 la vittoria della Juve contro 2-30 dell'Inter. Sulla carta non c'è partita perché l'Inter è nettamente più forte, però il calcio è anche bello perché ci sorprende. Sarà un incontro importante? Non lo so, perché se la Juve vince va più uno, se l'Inter vince va più 5, può scappare. Da qui in avanti ogni risultato è importante, però non è decisivo, perché abbiamo visto campionati che si riaprono, ma campionati che già chiusi a novembre, come lo scorso anno il campionato di Serie A quando il Napoli ha fatto il vuoto. Ma prima di tutto in casa Juve scoppia l'ennesima polemica fra gli allegriani e gli anti-allegriani. Gli allegriani prendono le parole. Gli anti-allegriani, scusate, prendo le parole di Chiesa, che Chiesa dopo la sfida contro il Macedonia ha detto che lui piace giocare in attacco, piace giocare attaccando, poi il problema è che hanno preso i due gol perché se tu attacchi, il problema qual è? Che ognuno, giustamente se tu gli dici a un difensore quale gioco preferisce, per essere saltato il gioco difensivo, all'attaccante il gioco d'attacco. Gli anti-allegriani hanno preso come Bibbia le parole di Chiesa per attaccare Allegri. Gli anti-allegriani dall'altra parte sono andati a parlare sì con quel gioco totale, quel bellissimo gioco d'attacco con la Macedonia del Nord, hai vinto 5-2, però con l'Inghilterra hai perso 3-1. Non si va, ci sarà sempre lo scontro, signori miei, ci sarà sempre lo scontro. A chi piace un gioco e a chi piace un altro, ma il problema non è se ti piace il gioco d'attacco, piace il gioco di difesa, perché poi tu attacchi il giocatore che Chiesa non gioca, Chiesa non gioca perché non viene aiutato, ma il problema è che alcuni non hanno capito che non si difendono i giocatori, non si difendono un allenatore, non si tifa un giocatore o un allenatore, ma si tifano i colori bianco nero, si tifa la Juve. E chi ancora qui è che sta facendo questa guerra dei poveri, perché questa è una guerra di poveri fra gli allegriani e gli anti-allegriani, vuol dire che vuole portare solo contenuto, vuole portare solo qualcosa su cui parlare, perché non è l'idea, non è quella. Semplicemente chi conosce Allegri ha giocato sempre così, ha 60 anni, ormai non cambierà, ha giocato sempre così. E chi mi dice che l'Allegri Prime, quello dei 5 anni di prima, dei 5 scudetti, giocava anche un calcio bello, lo fa solo perché allora gli andava bene. Perché il calcio bello di 5 anni fa qual era? Mi dovete spiegare qual è il calcio bello di 5 anni fa? Se voi mi dite qual è il calcio bello di 5 anni fa, qual è? Io non lo so. Se voi me lo dite, io non lo so. Perché ha giocato sempre così. Però lì andava bene che vinceva. Ora non vince, viene attaccato perché non gioca bene. Anche è vero che gli anti-allegani, gli allegani, questa sempre questa solita guerra, viene portata avanti anche da persone che nel mondo dello sport, come giornalisti che mi dicono che la Juve è competitiva per lo scudetto, però quando fanno il paragone che la Juve deve lottare per lo scudetto, fanno il paragone di Vlahovic, Chiesa, Kane,
Milik, Bremer, Šeznik, Perin, però poi quando si fa sul centrocampo mi parlano di Rabiot e di Locatelli, basta, basta, perché poi al centrocampo non c'è nessuno, perché se andiamo a vedere al centrocampo mi manca Fagioli e Pogba, i due unici due giocatori che potevano fare quel salto di qualità al centrocampo, uno è squalificato per doping e uno per scommessa. Però mi fanno sempre la solita Bremer, quanto hai pagato Bremer, quanto hai pagato Chiesa, quanto hai pagato Vlahovic. Signori miei, ma la storia è sempre quella. Siamo alla storia di un cane che si morde la coda. Non cambia mai. A chi piace uno, a chi non piace l'altro. Ma il problema, io dico ai tifosi, è tifare la maglia, tifare i colori che i giocatori, gli allenatori passano. È successo che abbiamo ammirato Cuadrado e Cuadrado è andata all'Inter. Ora ditemi quale giocatore della Juve difenderà Cuadrado? Nessuno. Lo stesso, i stessi personaggi che oggi difendono Chiesa, se Chiesa va al Napoli, va all'Inter, va al Milan, lo diranno, però oggi lo difendono per attaccare Allegri. E allora ecco perché io vi dico: non fate le guerre povere, le guerre povere, perché stifano i colori. Andiamo al bollettino medico verso Inter-Juve. Dove oggi ho letto un'intervista di Gigi Manfredi, non so, si dovrebbe solo, secondo me, alcuni personaggi quando vengono intervistati, non lo so perché li vanno a intervistare, il signor Gigi Manfredi è stato allenatore della Juve più scadente di tutti i tempi, ha fatto peggio, signori miei, anche di Gigi Del Neri. Questo personaggio a oggi ha il coraggio ancora di parlare, signori miei, ma questo è il bello del calcio, che tutti possono parlare, tutti, chi anche ha fatto peggio del peggio del peggio. Comunque andiamo, Danilo sicuramente non ci sarà al 100% per la sfida contro l'Inter, sempre dicono piccolo infortunio, una ventina di giorni, già sono quasi un mese e mezzo. Locatelli a oggi al 30% di possibilità che ce la può fare a oggi. Vediamo come si allena, se poi sabato nel test finale, se tu ti scontri, hai dolore, è giusto non farlo giocare. Miretti 60% che può giocare, Guehà 50% che può giocare a meno dalla panchina. Qua mi viene da ridere, perché l'unico che tutti noi non volevamo che recupera, Alexander 90% ha le possibilità di giocare il derby d'Italia. Poi Miretti 90%, Juse il 60-70% che può recuperare dalla lombalgia, sperando che in questi ultimi 2 giorni ci siano altri infortuni, perché ieri, signori miei, in questo weekend di campionato di sosta delle nazionali è stato proprio una strage lì. Quella che è andata più peggio è andata proprio il Real Madrid, che ha perso Camavinga per tutta la stagione e ha perso Vinicius per tanto tempo. Ieri abbiamo visto Gavi del Barcellona uscire in lacrime, il giocatore Emery del Paris Saint-Germain, 16 anni o 17, non mi ricordo, comunque al suo debutto in nazionale, infortunato, lo vedremo nel 2024. Questa sosta sta davvero decimando le squadre. Poi ognuno mi dice che il gioco deve continuare, lo spettacolo deve continuare, ma a che costo? A rovinare delle stagioni, a rovinare dei progetti, perché troppe partite non fanno bene, troppe partite portano infortuni e l'abbiamo visto ora, perché tu cambi il momento decisivo della stagione, un elemento all'altro, sono queste le conseguenze. Noi abbiamo delle partite, speriamo che non ci siano gli infortunati. Oggi l'Italia ha la possibilità di qualificarsi, perché ha 2 risultati su 3, 2 su 3, se non ce la fa, ci saranno sempre i playoff, però se oggi non si riesce a qualificare, semplicemente chi governa il calcio, non Spalletti, perché Spalletti è da 2 mesi allenatore, ma chi governa il calcio si dovrebbe dimettere, cosa che non ha fatto 4 anni fa, quando siamo andati ai mondiali, non ci siamo qualificati ai mondiali 4 anni fa, no 2 anni fa, no 2 anni fa, scusate, 2 anni fa, 4 anni era là, 2 anni fa, non siamo andati ai mondiali e ancora oggi è presente nella Federcalcio, gioco calcio, colui che parla del calcio del popolo. Comunque, manca 6 giorni,
L'unica nota positiva è Yildiz, che ha segnato, anche su quel fatto di Yildiz ha esultato alla Del Piero, si è aperto una guerra sempre di popolo, che chi lo vuole giocare titolare, chi Allegri non lo può vedere. Comunque, signori miei, ora, da qui alla fine, ogni cosa che succederà sarà una guerra di religione fra gli allegriani e antiallegriani. Mancano 6 giorni al derby d'Italia. Oggi si parte con la maratona delle interviste sul famoso rigore di Giuliano su Ronaldo, tanto bello sciacallaggio, fino ad arrivare a domenica sera all'Allianz Stadium allo scontro fra prima contro seconda. Vediamo come andrà a finire. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordate sempre questo, sempre, oggi, domani. Allegri sì, Allegri no, Chiesa sì, Chiesa no, Vlahovic sì, Vlahovic no, Bremer sì, Bremer no, c'è solo 2 parole da dire. E ricordate che sono quelle si tifa. Forza Juve! Ciao!